Ciao a tutte ragazze e ragazzi, sono ritornata con il secondo round dei saldi. Anche stavolta non è che abbia comprato chissà quante cose, però diciamo che rispetto al primo giro mi sono più concentrata su ciò che mi serviva effettivamente, realmente, appunto da acquistare. Cominciamo subito perché ci sono anche altre cosine che vorrei mostrarvi. Partiamo subito. Allora, la prima cosa che vi mostro, che non ho preso in nessun negozio, diciamo, di brand conosciuti, ma in un negozio di cinesi, è questa bellissima maglietta. No, ragazze, è bellissima, guardate qua. Bianca semplice, ovviamente, in cotone, con questo cuore. Adesso magari forse in fotocamera non si capisce bene il colore, comunque guardate tutti i raggi della luce o i faretti puntati addosso. Con questo cuore di peluche fucsia, bellissimo, quando l'ho visto ho detto no, vabbè, ma anche che me la metto con i jeans strappati per andare a mare, per partire per tutti i giorni, è freschissima. E questa praticamente l'ho pagata 3,90 euro, 3,99 euro, cose del genere, quindi niente di particolare. Poi sono stata da H&M e ho preso solo una cosina, non in saldo, però è una cosa che ho voluto prendere perché comunque rispondeva alle esigenze personali per i colori e mi serviva, e quindi qua c'è lo scontrino 19,99 e ho preso questa camicia, insomma, t-shirt, come possiamo chiamarla. Allora, questo è lo scollo rotondo, eccola qui. Predomina questa volta il bianco e il blu. Questa è lo spacco, appunto, della manichetta, insomma, delle ascelle. Sto morendo di caldo con questi capelli. E poi qui ha l'altra manichetta a palloncino, quindi ha qui i laccetti che si può allargare o stringere, e quindi c'è questa parte di spalla fuori e poi praticamente la manica a sbuffo. È veramente veramente carina, fresca, morbidissima, con tutto questo disegno, insomma, un po' tropicale, no? Sembrerebbe, con questi fiori stilizzati, e dietro è semplicissima con l'apertura a goccia. Mi è piaciuta tantissimo, mi serviva una cosa del genere, così morbida, bella, fresca, e soprattutto dove predominasse il colore del blu e il fondo bianco. E quindi questa l'ho voluta prendere. Poi sono stata, non so se questo negozio è presente nelle vostre città, comunque qui in Sicilia si trova all'interno di, credo, due o tre centri commerciali. Si chiama Candida, e comunque questo non ha lo shopping online. E qui ho un vestito, ve lo mostro subito, anche se sarà un po' difficile mostrarvelo perché è veramente molto lungo. Eccolo qua, ho speso 14,99 ed era, non è che c'era un grandissimo sconto, mi pare che in partenza era, ah vabbè, in partenza era 24,99, quindi c'è lo sconto del, non metterà mai a fuoco, comunque fidatevi, del 40,02%, caspita. Allora, il vestito è questo. Dunque, come ve lo mostro? Vediamo un po'. Perché tanto capendo il sopra vi rendete conto. Allora, praticamente il sopra è in questo modo, con diciamo questa scollatura un po' trapeziale. Quindi qui è retta con le bretelline, qua c'ha la spalla di fuori con questo voilà, e stessa cosa anche da qui, il classico riccio in vita, e poi scende lungo, 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 mi alza anche io un po'. Col fondo nero, e mi è piaciuta la particolarità che ha i fiori con questa tonalità del senape, questa tonalità del corallo. Insomma, non è la classica fantasia floreale, proprio pomposa. Tra le tante era quella, diciamo, più discreta che mi è piaciuta. Bello fresco, dietro
in questo modo, quindi con, vediamo se così lo capite meglio, ecco, questo è il retro, quindi ha il voilà sia avanti che di dietro, e davanti ha la particolarità appunto di essere così, quindi un po' diciamo a trapezio con, no, le bretelline e poi le spalle di fuori. Semplicissimo, freschissimo, va benissimo per il mare o comunque una sera per uscire, va bene. Ma passiamo alla parte diciamo più succosa, questa, Tata, Tata Italia, non so se lo conoscete tutti quanti, comunque un negozio di scarpe. Mi ero prefissata che in questo shopping, a questo giro, dovevo comunque trovare delle scarpe. Ne ho trovate due, quindi è andata alla stragrande. E ve le mostro subito. Allora, innanzitutto guardate quanto è carina la confezione, la scatola. Nell'altra si vede meglio come è fatta. Praticamente c'è un cordoncino, ecco così, e quindi si presenta a modo valigetta, veramente carina. Allora, queste in origine, dunque qua ci sono gli scontrini. Ho risparmiato con l'acquisto di queste scarpe, venivano praticamente tutte e due a prezzo pieno 90 euro e io le ho pagate 60 euro, e per essere due scarpe fatte in Italia di questa ditta, di questo negozio, è stato veramente un buon sconto, anche perché praticamente da Bata, quella che piaceva a me, praticamente al prezzo di tutte e due ne avrei comprato una da Bata, ecco, per dirla breve. Quindi questa le apro. E allora, la prima scarpa che vi mostro è questa con l'argento, quindi con questa fascia in argento. Semplicissima, in corda, quindi versatile, che la si può mettere elegante e sportiva, col cinturino appunto che si lega alla caviglia. Eccola qua. Ed è bella, ragazze, comodissima, perché ha proprio la pianta bella larga, quindi comoda, alta da qua, veramente non si sente i piedi. Sono contentissima. Mi serviva, cercavo proprio qualcosa che richiamasse l'argento, per metterla appunto con dei jeans che hanno le borchie argentate, quindi per richiamare un attimino quello che sono anche gli accessori in argento. E quindi eccole qua, carinissime, veramente. Di queste sono molto molto contenta. Ok, le ripongo e vi mostro le altre. Allora, mettiamole per benino. Questa è la seconda scatola, eccola qui, la apro. Allora, su questa invece siamo molto simili a quel modello lì, anzi direi quasi uguale, solamente che, eccola qua, ve la mostro, così facciamo prima. Sotto praticamente, mentre quelle sono in corda, queste sono in sughero. E poi guardate, ragazze, quanto sono carine. Questa qui, la parte in pelle o similpelle, quello che è color crema, e poi ha tutti questi gettoni, questi bottoni, come vogliamo chiamarli, in oro quasi tendente al rosa, all'oro rosa, sì, versatile comunque, sia per l'oro rosa che per l'oro giallo. E quindi questa la indosserò invece con quei capi e quegli accessori che richiamano più il dorato, e quindi in questo modo sono a posto per gli outfit che insomma utilizzo. E quindi veramente contentissima. Ecco qua, ve le mostro entrambe. Veramente, veramente quello che mi ero prefissata, di acquistare delle belle scarpe comode. È questo, poi praticamente ve le voglio mostrare, ma semplicemente perché trovo che possa essere utile, perché magari molte di voi che mi guardano hanno figli o hanno mariti, e quindi ve le voglio mostrare perché ho preso delle cose per i miei figli, che comunque hanno 12 anni, sono tutti e due maschi, sono gemelli, hanno 12 anni, ma vestono già una prima taglia uomo, ad esempio da Alcott, da
da Pull & Bear avessero già una taglia da uomo. E ve li voglio mostrare perché ci sono delle cose veramente carine. Li ho presi da The Zenith, ve li mostro velocemente perché so che magari queste possono non interessarvi, ovviamente. Sono questi pantaloncini qua, verde militare, che appunto i ragazzi, sapete, con l'accetto in vita, belli e comodi, li possono indossare tutti i giorni. E quindi questi li ho voluti prendere. Invece uno dei due gemelli ha preferito andare sullo sportivo e ha scelto, e questi li abbiamo pagati pochissimo, ragazzi, 14,95 dell'Adidas. Ha scelto questo pantaloncino, già si è staccata la targhetta. Il classico pantaloncino che va di moda adesso, l'ha preso giallo con le bande sotto blu. Cioè 14 euro un pantaloncino dell'Adidas, voglio dire, è un buon prezzo. E quindi questo per il gemellino. Sempre nel negozio dove Candida, come vi dicevo, dove io ho preso il vestito a fiori, ho preso loro questi due paia di shorts. Ve li mostro perché magari per i vostri figli, per i vostri mariti, questi shorts qui di jeans con gli strappi, perché ormai anche loro ovviamente guardano la moda. Cioè, ragazze, queste volete sapere quanto sono costate? Erano 19,99, le ho pagate 14,99, 15 euro. Insomma, per uno shorts da uomo ne ho preso uno e due. Di solito i miei gemelli non vestono uguali, non si sono mai voluti vestire identici, però stavolta i jeans li hanno presi uguali perché, voglio dire, li indosseranno, si diversificheranno sicuramente con le magliettine, o magari se li mettono in giorni diversi, e quindi questi li hanno presi uguali. Vi mostro invece quelli di Pull & Bear, che è un negozio che ho rivalutato perché veramente ha delle cose molto carine, sia uomo che donna. Per me non ho trovato nulla, a dire il vero. Poi, per dirla tutta, sono uscita con i miei figli, quindi non è che mi, diciamo, ho potuto guardare bene bene a 360 gradi, però almeno per loro ho concluso, perché magari ci sta che so, magari finito da lavoro, un'oretta vado io e in un'ora magari riesco a trovare anche un bel po' di cose. Allora, la prima maglietta che vi mostro è questa, nera, con questa taschina qui, semplicissima. Questa quasi quasi gli entra anche a mio marito, e questa è scritta qua dietro con le palme. Quindi questa è la nera Alessio. Poi sempre Alessio si è scelta questa magliettina qui. Parliamo di roba di 5-6 euro, non di più. Questa bianca, semplice, freschissima, cotone morbidissimo. Francesco ha preso questa, eccola qui, semplice semplice, così. Anzi, questa è la particolarità che ha questo tessuto, non lo vedrete mai, con questi puntini multicolor, carinissima veramente. E ultima, questa 5,99, ve l'ho detto, 5-6 euro al massimo, questa qui. Con questa scritta qua c'è un filo, sì, e niente, semplicissime t-shirt da ragazzi, insomma, da uomo. Ok, ragazze, ho finito, vado a sistemare tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi raccomando, lasciate un like, un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che c'è ancora in corso il giveaway, quindi per chi vuole partecipare, vi rimando, vi lascio adesso qui, o da questa parte, il bollino info con il video del giveaway. E niente, ragazze, vi saluto, vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!